Che fine hanno fatto i 23 milioni di euro che dovevano servire per perfezionare il rinnovo del percorso formativo dei circa 4.500 tirocinanti degli enti locali calabresi? E questa è la domanda, per ora senza risposta, che ponevano i circa 200 precari, ex percettori di mobilità in deroga, che hanno manifestato davanti alla prefettura di Catanzaro per chiedere, appunto, di poter proseguire il lavoro presso gli enti locali in cui prestavano servizio, almeno fino a fine luglio, perché su quel che accadrà dal primo di agosto in poi non v'è alcuna certezza. Fra pochi giorni, infatti, i loro impegni presso comuni, province ed altri enti pubblici potrebbero bruscamente interrompersi, malgrado fosse stata stanziata una somma di 23 milioni di euro che però sembra essere stata fagocitata senza lasciare traccia. Noi chiediamo di sapere dove sono andate a finire le risorse che l'assessore dichiarava di avere, che sono destinate al tirocinio di perfezionamento di 4.500 tirocinanti che a partire da fine di luglio in poi resteranno in mezzo alla strada perché hanno finito il loro corso di formazione. L'assessore garantiva queste risorse fino a neanche 10 giorni fa, il 15 luglio invece fa marcia indietro, dichiara di non avere più a disposizione questi 23 milioni di euro che erano destinati al percorso di perfezionamento di questi ragazzi che garantiscono servizi essenziali all'interno dei comuni, come dimostrano la moltitudine di delibere dei comuni che ciascuna giunta comunale ha fatto, in cui dichiara che questi servizi essenziali vengono garantiti proprio dalla presenza dei tirocinanti. Quindi abbiamo gli enti locali che vogliono assolutamente che i tirocinanti continuino il loro percorso. L'assessore garantiva che consentiva il perfezionamento di questi ragazzi e che metteva a disposizione delle risorse, risorse che sono misteriosamente sparite, di cui nessuno ci dà più conto. Dopo 7 anni, il lavoro dei tirocinanti negli enti locali calabresi è dunque giunto a un bivio. Se non si trovano le risorse prima della fine di luglio, molte famiglie piomberanno nel dramma di non poter contare su quel microcredito che, seppure a stento, aveva rappresentato la base della sussistenza. Facciamo di tutto, di più è il possibile negli enti, abbiamo sempre dato il massimo. È una vita dura, avendo bambini, avendo famiglia, è una vita effettivamente dura, quindi chiediamo effettivamente un riconoscimento di questi tirocini come lavoro, perché noi svolgiamo un lavoro a tutti gli effetti a 500 euro in nero.